Quindi vi vorrei chiedere la vostra sensazione, le vostre impressioni, le vostre emozioni di questi 4 giorni, senza filtri. No, niente, le mie impressioni sono quelle che poi ho riassunto nell'aver capito sostanzialmente quello che può essere un meccanismo nuovo rispetto al nostro standard. È chiaro che lo trovo interessante non solo dal punto di vista futuro economico, ma anche da un punto di vista di relazione proprio con le persone, perché comunque partiamo dal non dovergli piacere subito, immediatamente, cosa che rispecchia molto sostanzialmente il nostro modus operandi attuale del nostro mondo, cioè ti do il cartello stradale, poi non ci vediamo più per 5 anni o per 6 anni, ecco, non ci vediamo più. Qui prima instauriamo una vera e propria relazione, instauriamo, anche se devo dirti che qualche relazione si mantiene, si instaura anche con il nostro vecchio metodo, e poi comunque diventa interessante poter essere veramente un veicolo di informazioni con il nostro cliente. Probabilmente è una cosa che deve continuare anche dopo che abbiamo fatto un contratto con il cliente, se ho ben capito, anche perché in questo modo capisce che c'è un interesse che continua e che sarà sostanzialmente il preludio per un nuovo contratto, per nuove situazioni. Ecco, questo sì. No, questo crea anche, diciamo, una maggior soddisfazione personale proprio con quello che può essere il rapporto con un cliente che a questo punto diventa una persona, non solo un interesse economico, ecco, solo quello. Questo è quello che ho percepito io. Beh, tanta roba, complimenti. Sì, Davide. dal mio punto di vista, pur facendo la premessa che io non seguo la parte commerciale, quindi insomma è una realtà un po' diversa, ma sono sempre stato abituato a creare relazioni per poter utilizzare quelli che sono Davide, fornitori di sì, è un passo avanti da quel punto di vista. no, quelli che sono fornitori di servizi per noi, che poi noi, tra virgolette, rivendiamo ai nostri clienti. E quindi il metodo che io utilizzo con i nostri fornitori di servizi lo utilizziamo un po' meno con i nostri clienti, ma per motivi di quantità di clienti, quindi difficoltà a poter arrivare a tutti. Certo. E il fatto di provare una E sì, dove c'è nuova modalità un'automazione del possiamo lavoro, affrontarlo, esatto. insomma. Quindi alleggerendo il lavoro con dei sistemi più comodi, diciamo, si può trasferire. Perché è chiaro che mentre io mi relaziono con 50 persone, oggi ci dovremmo relazionare con 2000 clienti, quindi i numeri sono diversi. Ma come dico, col vantaggio di una possibilità di essere assistiti da alcune automazioni o da alcuni sistemi più semplici, questo si può arrivare. E come dico sempre, insomma, ma chi si ferma assolutamente deve. Vuol dire che non ha voglia di provare, e quindi è giusto andare avanti, insomma, ecco, questo è chiaro. Certo. Bene, grazie. Bene, bene. Bene.